Salve a tutti, buongiorno, buon venerdì 17. Per me, io non sono una scaramantica, è una bellissima giornata. Oddio, non troppo assolata, ma è una giornata allegra. Allora, oggi sono qui perché vi voglio parlare di Perle & Co. Perle & Co perché ho fatto degli acquisti. Io ho sempre acquistato da Perle & Co altri materiali per il fimo. Mai acquistato materiali tipo perline, soutache, gocce, insomma cristalli o quant'altro. Visto che ultimamente ho fatto un corso con Monica Vinci ed ho eseguito questo ciondolo, l'ho postato sulla mia pagina Facebook e delle persone me l'hanno richiesto. Quindi io mi dovevo procurare queste goccine che in negozi fisici della mia zona non ho trovato. Monica Vinci, come Marghe 75, Margherita Fuscola conoscete sicuramente tutti, una persona squisita, mi hanno suggerito di Perle & Co per acquistare queste gocce e quindi le ho acquistate e vi volevo mostrare i miei acquisti. Sono arrivati ieri sera, puntuali dopo 2 giorni. Prima di tutto, ovviamente, le fantastiche goccine in tutte le salse e in tutte le misure. Allora, questa è la prima, poi le acquistate anche in quest'altro colore. Sono veramente bellissime. Sulle creazioni le valorizzano tantissimo, anche se qui nelle bustine non si vedono, però c'è. Cioè, sono veramente qualcosa di eccezionale e non hanno un costo eccessivo, quindi io queste pollice in su mi piacciono tantissimo. Come vedete, devo farci degli orecchini e quindi questi sicuramente. Ovviamente le ho acquistate anche più piccoline, sempre in questo colore Sapphire, non lo so, Zaffiro. Poi in quest'altro colore Olivine. Eccole qui, poi in quest'altro colore Dark Aquamarine, perché vorrei fare degli orecchini, delle creazioni estive al sutacio, orecchini, ciondoli, vabbè, la mia passione sono gli orecchini, voi lo sapete già, è inutile che sto qui a dirvelo. E poi ho preso anche la misura piccola, piccola, piccola di queste Aquamarine, che invece negli altri due colori non ho trovato. Sarebbe praticamente la goccina che andrebbe qui, però insomma metterò qualche altra cosa e proprio per questo avevo acquistato queste goccine, anche se in realtà non ho azzeccato proprio il colore. Ops, scusatemi, perché come vedete non è lo stesso colore. Però ho detto vabbè, ci proviamo, pazienza, e le utilizzeremo per qualche altra cosa. Poi, cos'altro ho acquistato? Ah, quest'altro colore, sempre goccine, sono molto carine. Certo, sicuramente le conoscete perché le avrete utilizzate tantissime volte. Io queste della Preciosa è la prima volta che le acquisto. Poi ho preso questi goccioloni grandi grandi. Oddio, quando acquisto, io preferisco queste cose, acquistarle sempre nei negozi fisici perché mi piace vederle. Però ovviamente, avendo fatto il ciondolo e avendo visto la qualità di quelle poire pere, più che gocce, cioè di queste, mi sono decisa a comprarle. Queste non mi fanno impazzire, però vanno benissimo. Poi, così per farmi passare uno sfizio, ho acquistato anche queste gocce. Queste hanno veramente un prezzo irrisorio, mi sembra 1 euro la coppia. E non mi fanno impazzire neanche queste. Io preferisco i cristalli, qualcosa che non diano la sensazione di plasticoso, vale lo stesso per queste, perché niente, mi danno la sensazione di plastica e quindi, bah, vabbè, qualcosa sicuro ci farò. Poi, cos'altro ho acquistato? Una cosa carinissima che mi piace tanto utilizzare nel soutache sono questi invece, i fiorellini. I fiorellini che loro chiamano Forget Me Not.
Perché no? Forget me no. Le ho prese in queste colorazioni. Ceramic look, molto belle. Senegal purple. Jet green luster. E poi questi perché c'erano le due tonalità di colore che mi piacciono, i California Gold Rush. Sono 50 pezzi in ogni bustina e non hanno un prezzo eccessivo. Ve lo dico, se lo trovo così al volo, al volo, al volo, sì, costano 1,60 euro a bustina. Quindi col soutage hai voglia a mettercene. Poi, ho acquistato anche questi perché io ce l'ho in tutti i colori, in tutte le salse. Questi sono di Swarovski, puoi mettere a mettere in un ciondolo perché verdi, c'è verdi e azzurri, viola ce l'ho in tutte le salse. Però volendo fare un ciondolo anche con il blu o degli orecchini, l'ho acquistati. Questi blu sono bellissimi. Vabbè, lo Swarovski è Swarovski, ragazzi, c'è poco da fare. E infatti vale la stessa cosa per queste catene di strass. Finché sono così, un color opale ci sta. Però, per esempio, vera come sono ordinata, dite la verità. Quando per esempio però sono di questi colori trasparenti, non mi danno l'effetto che voglio sulle creazioni. Quindi questi li userò per creazioni più semplici. E poi andrò a comprare, mi dovrò rifornire di quelle della Swarovski perché non mi piacciono. Luce e luce fu, non c'è paragone. Poi cos'altro? Poi ho comprato, tra-ta-ta, mi voglio cimentare, seta, shibori o shibori. Vorrei fare degli orecchini da sposa. E quindi ovviamente per l'orecchino da sposa vi mostro il verde degli orecchini da sposa e quindi ho acquistato questo. Mai fatto, mai lavorato con la seta shibori o shibori come dice qualcuno, però mi ci voglio cimentare, ovviamente poi ve li mostrerò. Ogni pezzettino 2,20 euro, quindi io nel negozio fisico qua a Napoli quando ho chiesto mai meno di 4 euro un pezzettino così, quindi ho deciso di provare. Poi, vabbè. Questo è un regalo per creare i cabochon, niente di che, molto carini. Poi mi hanno regalato questo pacchettino con queste goccioline, con questi elementi così col nero che trovo sempre l'utilizzo. Poi mi hanno regalato questa foglia oro, che sicuramente troverò il modo di utilizzarla. E poi la cosa più importante, per fare gli orecchini a soutache. Io non ho mai comprato il soutache, l'ho sempre comprato nei negozi fisici e l'ho acquistato da Cadoro. Poi dopo vi spiego. Ops, scusate, stavo facendo cadere tutto. Questo loro lo chiamano italiano. Lo chiamano, vi spiego, lo chiamano proprio soutache Shiri Velvet manifatturiera italiana. Filk. Quindi secondo me questi sono di filo incanto. Penso comunque hanno la stessa finitura delle piattine, le cotton, quelle shabby di filo incanto e sono bellissime. Io nel negozio fisico le pago 2,20 euro al metro, qui 1,60 euro, quindi acquistandone 10 metri, insomma mi pago le spese di spedizione e acquisto tante altre cosine scontate. Non mi piacciono invece tanto queste altre che vengono 60 centesimi al metro, loro vendono il pacchetto da 5. Non la condanno subito perché la voglio prima provare, però come vedete non mi piace molto quando si girano, quando si muovono. Non lo so, devo provarle queste e le avevo comprate in tonalità argento e bianca perché voglio fare i famosi orecchini da sposa. Devo fare degli orecchini da sposa e quindi ne avevo acquistate di queste una certa quantità anche perché volevo alternare quelle opache a queste un po' più lucide. Detto questo, cosa vi devo dire più? Niente, puntualissimi, una cosa sul soutache. Io non so voi cosa utilizzate, io sinceramente di soutache utilizzo le piattine di tutto e di più. Cioè nel senso che tutte quante dicono no, quelle rigide, quelle morbide, verissimo, è vero. C'è differenza tra piattina e piattina. Io però, per esempio, questa, che è una piattina di Cadoro, no?
che è sottilissima e 2,5 mm. Comunque io tra le altre piattine io le utilizzo, cioè se devo fare una creazione con tutta questa tipologia di piattine, no, perché comunque trovo difficoltà. Però se la devo come dire, unire ad altre creazioni, perché poi ci sono dei colori molto particolari, se la devo unire ad altre lo faccio con piacere, perché ci sono dei colori molto particolari, come vedete qua ne ho un paccozzo di questi colori metallici piccolini così, e io quindi mi viene di darvi questo suggerimento. Se proprio avete delle piattine, anche perché in questo ciondolo se c'è una pi questa piattina più scura che al centro non è una piattina come questa esterna di Cadoro, ma è molto più sottile. Però, come vedete, tra le altre non si nota, basta fare un po' d'attenzione e anche queste piattine sottilissime si riescono tranquillamente ad utilizzare. Io non butto via niente, assolutamente. Un bacio, spero che il video vi sia piaciuto. Tra un paio di giorni io sto creando cabochon, i miei soliti esperimenti e un po' di creazioni, ve li mostrerò. Un bacio e solito mio pollici su, pollici giù, fate come vi pare, un bacione, buon venerdì, buon weekend a tutte, alla prossima. E viva il soutache!